Abbiamo acceso simbolicamente la prima candela per tenere acceso il faro della legalità, soprattutto all'indomani di due nuovi episodi dinamitardi che non possono essere chiaramente che una risposta al movimento che c'è stato in questi giorni a questa iniziativa. Sono due atti intimidatori gravissimi che la criminalità organizzata ha perpetrato nei confronti dell'intera comunità foggiana questa notte, alla vigilia di questa bellissima iniziativa contro l'illegalità e contro la criminalità a favore della legalità. Noi questa sera illumineremo le vie della città e contrapporremo questa luce bella e pura al nero, al buio delle bombe e della criminalità organizzata. Loro vogliono ridurci al silenzio, vogliono che i foggiani chinino il capo, lo rivolgano dall'altra parte. Invece la dimostrazione l'abbiamo data e la stiamo dando questa sera, che i foggiani sono persone per bene e che levano alto il grido contro il malaffare, contro la criminalità organizzata, perché noi vogliamo riappropriarci dell'orgoglio di sentirci cittadini foggiani. Questo è il senso dell'iniziativa e la legalità è un concetto che va assolutamente declinato tutti i giorni e non soltanto nell'emergenza, proprio per far sì che i cittadini abbiano sempre più coraggio e possano ribellarsi sempre di più agli episodi di continua illegalità da cui purtroppo siamo afflitti. Niente paura dunque? Assolutamente no, mai.